Bene, torneremo a parlare anche di questa iniziativa sicuramente, ma adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare di Natale insieme, del nostro format. Ieri la seconda puntata ricca di ospiti, di tante novità e di momenti che abbiamo vissuto insieme in prima serata e questa sera altre novità in arrivo. Guardiamo insieme questo servizio e poi torniamo in studio. Continua su TRM Network la programmazione di Natale insieme tra musica, racconti e tradizioni legate proprio al Natale. Nel corso della seconda serata ancora le giornaliste Maria Cristina De Carlo e Nicole Cascione hanno incontrato gli ospiti che hanno raggiunto lo studio 2 di Bari vestito a festa per l'occasione. Gli ospiti in questo caso si sono svestiti dai loro panni e hanno raccontato il loro Natale, a partire dal medico Felice Spaccavento fino alla fotografa Antonella Aresta, professione e umanità al servizio del territorio. Beh, io penso che la musica rilassa e ti fa andare oltre i confini di quello che tu vivi quotidianamente, quindi penso che diciamo, la musica cura ed è cura per tante persone. Un territorio fatto di solidarietà e accoglienza, come hanno raccontato le tre donne ucraine fuggite dalla guerra, ma anche di identità culturale che si muove nel nome di San Nicola. E infine anche di riscatto di chi, nei quartieri periferici di Bari, riesce a costruire progetti per i più piccoli e i più fragili. Tra gli ospiti anche Manuela Vitulli e Nicolò Andreula, che hanno spiegato il loro legame con il territorio. E sarà proprio Manuela Vitulli a portare i telespettatori, dalla prossima puntata, in giro per i borghi più belli vestiti a festa della Puglia e della Basilicata. A termine della puntata è stato trasmesso lo spettacolo Le strade di San Nicola, andato in scena al Teatro Petruzzelli lo scorso 8 dicembre. Lo show ha visto la partecipazione di artisti di fama nazionale che si sono alternati sul palco nel nome della solidarietà. Natale insieme torna anche questa sera a partire dalle ore 20:30 con nuovi ospiti, atteso il comico della risata Uccio De Santis e il colonnello Carlo Calcagni, che combatte ogni giorno contro la sua malattia grazie allo sport. Bene, tra gli spettacoli che invece caratterizzeranno la serata di oggi, un concerto straordinario, il Gospel Night, organizzato il 19 dicembre nell'Auditorium Gervasio della Città dei Sasti, Pastor Ron Gospel Show e The Untouchable Big Bang, insieme per la 14ª edizione del MIFA Jazz. Saluto con molto piacere Dino Plasmati, direttore d'orchestra e chitarrista. Ciao, buongiorno. Ben trovato. Dobbiamo Grazie. assolutamente parlare di questo Sì. appuntamento che trasmetteremo questa sera nell'ambito di Natale insieme, ma che ha entusiasmato una platea, trasmettendo alla stessa energia incredibile. Com'è andata? Beh, è andata benissimo, oltre ogni, come dire, rosea aspettativa. L'auditorium è ritornato stracolmo come i primi tempi. Abbiamo recuperato tutto quel pubblico che in questi 2 anni purtroppo si era, come dire, un po' disperso, un po' per timore, un po' per, come dire, mantenersi un po' più al riparo. È stata una serata veramente, come dicevi, ricca di energia, ricca di anima, di passione, tanta bella musica, un concerto che da sempre noi dividiamo in 2 parti, una prima parte dedicata all'orchestra, quindi tutto il repertorio anglosassone dedicato al Natale, e poi la parte, diciamo, più gospel, e quest'anno non poteva mancare Pastor Ron che, come abbiamo visto, accende la platea, E io ti proprio la faccio, infuoca. io ti voglio fare un regalo, lo facciamo anche ai nostri Ah, bene. telespettatori. Pastor Ron ha parlato benissimo della vostra iniziativa, del Sì. vostro appuntamento, ed è un rapporto quello con lui, con questo grande artista che si rinnova. E ascoltiamo cosa ha detto in particolare a margine dell'appuntamento. Sì. Hey!
Non è la prima volta qui a Matera, ci sono stato tanto tempo fa. Ho suonato con Dino e la sua band. È stata un'esperienza incredibile. Ogni volta che mi chiama è un grande piacere prendere parte alle sue performance. La parola gospel significa buone notizie, così noi facciamo il giro del mondo augurando buone nuove a tutti, di amore, gioia e pace. All the bad going on in the world. Oh, happy day! Ecco Dino, augureremo anche noi buone nuove per parafrasare. Cantando? Vediamo un pezzo ecco live di questo straordinario appuntamento. Imagine all the people living for today. Matera! Una voce incredibile, ma soprattutto un'energia che arriva anche a noi in questo momento. Assolutamente sì, Ron comunica in qualsiasi modo. Parlando, cantando, abbracciandoti, mi ha spaccato una costola dopo 4 anni che non ci vedevamo. E quindi è un essere veramente che spezza energia, sì, da tutti i pori. Quindi sì, è tornato anche a grande richiesta. Noi abbiamo avuto tantissime richieste via mail di persone affezionate al nostro spettacolo, in cui ci dicevano proprio di voler risentire la band di Ron. Quindi, insomma. E lo potranno fare anche questa sera, alle 20.30 inizia la puntata di Natale Insieme, alle 22 circa avremo modo di trasmettere questo straordinario concerto che è stato ospitato, lo ricordiamo, il 19 dicembre a Matera nell'Auditorium Gervasio, sì. Pienissimo di gente. Un invito, abbiamo ancora qualche secondo, per augurare buona visione, per invogliare chi ci sta ascoltando a seguirci. Sì. Poniamoci bene, con un animo, come dire, gentile, con un animo buono verso questa musica e verso il Natale che ci sta alle porte. Ringraziamo Dino Plasmati, auguriamo assolutamente un buon Natale a te, un buon anno. Grazie, ricambio di cuore. E torneremo a sentirci presto. Grazie a voi come sempre, la puntata di oggi termina qui. Torneremo domani come sempre alla stessa ora e arrivederci.